alzati in piedi. Salmo numero 18. Così dice la parola del Signore al direttore del coro di Davide, servo del Signore, il quale rivolse al Signore le parole di questo cantico quando il Signore lo liberò dalla mano di Saul. E gli disse: io ti amo, o Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, i legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. Ma nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio, egli udì la mia voce dal suo tempio, il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei monti furono smosse e scrollate, poiché egli era colmo di sdegno, un fumo saliva dalle sue narici, un fuoco consumante gli usciva dalla bocca e ne venivano fuori carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese, una fitta nube aveva sotto i piedi, cavalcava un cherubino e volava veloce sulle ali del vento. Aveva fatto delle tenebre la sua stanza nascosta, aveva posto intorno a sé per suo padiglione l'oscurità delle acque, le dense nubi dei cieli. Per il suo splendore, per lo splendore che emanava da lui, le dense nubi si sciolsero con grandine e con carboni ardenti. Il Signore tonò nei cieli, l'Altissimo fece udire la sua voce con grandine e con carboni ardenti, scagliò le sue saette e disperse i nemici. Lanciò folgori in gran numero e li mise in fuga. Allora apparve il fondo del mare e le fondamenta del mondo furono scoperte. Al tuo rimprovero, Signore, al soffio del vento delle tue narici, egli tese dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque, mi liberò dal mio potente nemico, da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Essi mi erano piombati addosso nel dì della mia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo, mi liberò perché mi gradisce. Il Signore mi ha ricompensato secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purezza delle mie mani, poiché ho osservato le vie del Signore e non mi sono allontanato dal mio Dio comportandomi da empio, poiché ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me e non ho rifiutato i suoi precetti. Sono stato integro verso di lui, mi sono guardato dalla mia iniquità, perciò il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia, secondo la purezza delle mie mani in sua presenza. Tu dimostri pietoso verso il pio, integro verso l'uomo integro. Tu dimostri puro con il puro e ti mostri astuto con il perverso, poiché tu sei colui che salva la gente afflitta e fa abbassare gli occhi alteri. Sì, tu fai risplendere la mia lampada, il Signore, il mio Dio, illumina le mie tenebre. Con te io assalgo tutta una schiera, con il mio Dio salgo sulle mura. La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Poiché chi è Dio all'infuori del Signore? E chi è rocca all'infuori del nostro Dio? Il Dio che mi cinge di forza e rende la via retta? Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve, mi rende saldo sulle mie alture, addestra le mie mani alla battaglia e le mie braccia tendono un arco di rame. Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha reso grande. Tu hai allargato la via davanti ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato. Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, non sono tornato indietro prima di averli distrutti. Li ho abbattuti e non sono potuti risorgere, sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la guerra, tu hai fatto piegare sotto di me i miei avversari, hai fatto voltare le spalle davanti a me e ai miei nemici, e ho distrutto quelli che mi odiavano. Hanno gridato, ma nessuno li ha salvati.
Hanno gridato al Signore, ma egli non ha risposto. Io li ho tritati come polvere al vento, li ho spazzati via come il fango delle strade. Tu mi hai liberato dal popolo in rivolta, ma hai costituito capo di nazioni. Un popolo che non conoscevo mi è stato sottomesso. Al solo dir parlare di me mi hanno obbedito. I figli degli stranieri mi hanno reso omaggio. I figli degli stranieri si sono persi d'animo, sono usciti tremanti dai loro nascondigli. Il Signore vive, sia benedetta la mia rocca, sia esaltato il Dio della mia salvezza, il Dio che fa la mia vendetta e mi sottomette i popoli, che mi libera dai miei nemici. Sì, tu mi innalzi sopra i miei avversari, mi salvi dall'uomo violento. Perciò, Signore, io ti loderò tra le nazioni e salmeggerò il tuo nome. Grandi liberazioni egli accorda al suo re, usa benevolenza verso il suo unto, verso Davide e la sua discendenza in eterno. Amen. Potete accomodarvi. Senza dubbio è forse la lettura più lunga che abbiamo mai fatto da questo pulpito. Se avete un po' di dimestichezza con la Bibbia, sicuramente saprete che questo Salmo non è la prima volta che voi lo incontrate nella scrittura. Perché se prendete i libri di Samuele, libri storici, questo Salmo lo incontrerete nel capitolo 22. Precede le ultime parole di Davide. Sta scritto che Davide decise di rivolgere a Dio un canto di riconoscenza. Nell'introduzione a questo Salmo c'è scritto che egli lo scrisse quando il Signore lo aveva liberato dalle mani di Saul. Mentre nel libro di Samuele sta scritto che egli lo scrisse quando il Signore lo aveva liberato dalla mano di Saul e di tutti i suoi nemici, forse alla fine della sua vita. Alla fine della sua vita Davide, forse anziano, si guardò indietro e volle scrivere un cantico, e questo cantico non era di dolore, era di riconoscenza, perché col senno di cuore tutto quello che gli era avvenuto era buono. Signore, io ti amo. E la cosa che mi colpisce più di tutte in questo Salmo è proprio questa frase, che precede tutte le espressioni di lode. Io ti amo, Signore, mia forza. Fratelli, l'amore deve precedere ogni bella parola. Io ti amo, Signore, mia forza. E sapete, Davide, Dio lo amava, e lo amava veramente tanto. E se qualcuno potrebbe dire, sì, Davide, Dio lo amava, perché chi non lo amerebbe un Dio che ti ha fatto diventare re? Sei ricco, c'hai tante mogli. Ci credo che ami Dio. Davide lo aveva amato quando era un pastorello, quando valeva poco, tanto poco che i suoi parenti, i suoi familiari si sarebbero volentieri seduti a tavola senza che lui era presente. Era di scarso valore, lo aveva amato da pastorello. Quando scriveva il Salmo 23, quello continuava ad amare da re. Quello che ti deve muovere, caro amico, caro fratello che ascolti, è l'amore per Dio. Signore, io t'amo. Signore, mia forza. C'è una differenza grossa e sostanziale fra Davide e Saul. Se noi considerassimo i peccati di Saul, noi scopriremmo che non sono tristi ed efferati come quelli di Davide. Alla fine Saul, sì, è vero, aveva disubbidito alle parole del profeta. Il profeta gli aveva detto aspettami, e lui non aveva aspettato. Il profeta gli aveva detto non risparmiare le pecore, vuota tutto lo sterminio, e lui aveva conservato delle pecore per sé. Eppure non era un assassino, non era un adultero. C'è una differenza sostanziale fra Davide e Saul, che Davide, pur essendo un uomo che aveva sbagliato, si pentiva e continuava ad amare Dio. Saul invece, benché i suoi peccati fossero meno gravi, Saul amava se stesso. Lui chiedeva perdono, ma non amava Dio. Amava se stesso, e potrete scoprire parte della sua personalità quando durante il suo secondo peccato Samuele si arrabbiò e gli disse: cos'è questo rumore che sento di pecore? E lui gli disse: ho risparmiato delle pecore per fare un sacrificio. E Samuele gli disse: il Signore gradisce forse gli olocausti invece dell'obbedienza? E lui gli disse: ti prego, non andartene,
Lo afferrò, gli prese il mantello e il mantello si strappò. E Samuele gli disse: così Dio strappa dalle tue mani il regno di Israele. E lui non fece una piega. Disse: ho peccato, però ti prego, onorami davanti agli anziani. Lui amava se stesso, non amava Dio. Davide invece disse: ho peccato contro il Signore. Ho peccato, ho sbagliato. Si era pentito e continuava a riconoscere Dio come il suo Salvatore. Qualunque sia il peccato, per quanto rosso possa essere, se nel nostro cuore alberga il pentimento e l'amore per Dio, ecco che il Signore ci perdona. Non come Esaù, ve lo ricordate, egli anche pianse. Ma la Bibbia scrive nella versione antica: non fu trovato in lui luogo a pentimento. Piangeva, ma non si pentiva. Piangeva, ma continuava ad amare se stesso e la sua superbia. Noi questa sera, se c'è uno che vogliamo amare, non è il nostro ego, ma è il Signore. Chissà se questa sera c'è qualcuno che non lo sta amando Dio. Sta scritto: Shema Israel, a ebraico, ascolta Israele, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. Questo vale più di tutti i sacrifici e di tutte le offerte. Non bisogna amare uomini, donne, fidanzati, fidanzate, figli o mariti più di Dio. Il Signore deve essere amato. Davide su questo costruiva la sua lode: Signore, io ti amo, ed è proprio perché ti amo che tu sei la mia rocca, il mio rifugio, il mio liberatore, la mia rupe. Quanti attributi Davide dava a Dio, e lo definiva la sua difesa: oh Dio che sei la forte mia difesa. Eppure la settimana scorsa l'abbiamo considerato, Davide non era proprio uno sprovveduto, era un grande guerriero che dimorava in una fortezza che si trovava all'interno di uno stato tra i più potenti. E come se non bastasse, la settimana scorsa vi ho citato alcuni tra i suoi guerrieri più potenti. Sono andato a spulciare e ne ho trovati degli altri. Ve n'era uno, per esempio, che si chiamava Josa Babeset il Tachemonita. Egli in un giorno uccise 800 filistei. Un uomo che uccide 800 filistei. Ve ne furono degli altri che hanno attirato la mia attenzione, in particolar modo tre uomini. Davide si trovava nella spellonca da Adullam ed espresse un desiderio. Era fuggiasco e disse: ho sete, se qualcuno magari mi desse dell'acqua del pozzo di Betlemme. Ma nel pozzo di Betlemme vi erano i filistei accampati. Quali matti sarebbero andati a prendere dell'acqua? Si trovarono tre uomini. Pensate che valore avevano questi uomini. Da soli erano in grado di affrontare un reggimento. E così si avventurarono, presero dell'acqua e la portarono a Davide. Davide non era uno sprovveduto e non viveva in mezzo a uomini che non potevano difenderlo. Ma se era durato fino a quel momento, non era per la forza dei suoi uomini. Quando si trovò in distretta, non aveva chiamato l'esercito, ma gridò al Signore. Io gridai al Signore e lui, il Signore, lo aveva udito. Cosa voglio dire con questo? Per quanti ascolteranno questo messaggio, o per voi, per quanto possono essere forti gli uomini, per quanto voi possiate confidare in loro, sappi che gli uomini non ti potranno mai salvare. Sappi che ci saranno momenti della vita quando li chiamerai e non arriveranno. Gli uomini deludono, gli uomini tradiscono, gli uomini anche i più valorosi nel momento del bisogno a volte scompaiono, e quando anche ci fossero, forse loro ti possono salvare la pelle, ma l'anima chi te la salva se non il Signore? Il Signore ti può salvare l'anima. E se gli uomini non possono salvare per il loro valore, ahimè, in questa società oggi non ti possono salvare per la loro presunta santità. I santi
non ti possono aiutare. I santi non debbono essere pregati. I santi non t'ascoltano, perché sono uomini come te e dopo essere morti, quando anche fossero stati santi, sono dinanzi a Dio e non possono sentirti. Sento tante fesserie di questi tempi riguardo ai morti. Gente che mi dice: no, ma c'è mio nonno che veglia su di me, lui è morto, io lo volevo bene e sono sicuro che lui mi ascolta e che veglia su di me. Altri che mi dicono: no, c'è mia sorella è morta quando era bimba e da quel momento in poi so che veglia su di me. Caro amico, non credere a queste cose che sono delle favole, delle frottole. La gente non sa più a che cosa pigliarsi e trova una risposta eterna negli affetti di questa vita. Per quanto possano essere state care quelle persone a te, tuo nonno, tua nonna, tuo figlio, tuo marito, non t'ascolta più. Sono passati a miglior vita se erano nella grazia. L'unico che è morto ed è risuscitato, che è vivente e che ti può ascoltare, si chiama Gesù. È l'unico che deve essere chiamato. È l'unico che chiamò Davide quando in maniera poetica descrisse il momento della sua vita in cui doveva attraversare una prova. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, ero circondato, ero senza scampo. Quale uomo avrebbe potuto aiutarmi? Ma nella mia angoscia io invocai il Signore. Nell'angoscia, se questa sera ti trovi nell'angoscia, se nel tuo cuore vi è amarezza, se senti sotto le tue palpebre quelle lacrime che vorrebbero scendere e che non riesci a spiegare, grida al Signore perché Egli t'ascolta. Io udì, il Signore udì il grido di Davide, e Davide lo descrive in una maniera poetica, in una maniera maestosa. Egli lo udì, scese, un fumo gli usciva dalle narici, era indignato nei confronti di tutti quelli che se l'erano presa con Davide, suo servo. Scese, cavalcava un cherubino, lanciò saette, è una bella descrizione, ma la cosa che mi piace più di tutti in questa descrizione è che quando Dio scese, fate caso a questo passaggio, sta scritto che scagliò le sue saette, disperse i suoi nemici, allora apparve il fondo del mare. Si può illuminare il fondo del mare? No, il fondo del mare non può mai apparire, perché è profondo, perché nemmeno i raggi del sole sono in grado di penetrare a certe profondità. Eppure dinanzi a Dio anche le cose nascoste vengono alla luce, perché dinanzi a Dio, caro amico, non ci si può nascondere. Dinanzi a Dio ogni tuo peccato, ogni mio sbaglio, ogni tuo errore è nudo e scoperto. Forse sei uno di quelli che pensa che dinanzi a Dio ci si possa nascondere. Sei uno di quelli che è bravo a nascondere la propria vita, una doppia vita, alla sua famiglia. Forse la tua famiglia non si accorgerà mai di nulla, forse come spendi il tuo stipendio solo tu lo sai. Ma sappi che dinanzi a Dio, se Lui è in grado di illuminare il fondo del mare, nemmeno i tuoi peccati passano inosservati. Egli è colui che è in grado di illuminare, Egli è colui che è in grado di vedere. E se posso dare un altro significato più bello a tutto ciò, è che se ti trovi nelle tenebre, e se le tue tenebre sono fitte, come sarebbero, come sono fitte nel fondo del mare, sappi che possono essere illuminate. Sappi che questa sera Dio può mettere luce nella tua vita. Ecco la luce di Dio appare. Sono dissipati i tempi d'errore. I tempi d'errore ci sono, i tempi d'errore si vivono. Ma Dio con la sua luce questa sera ti può illuminare la vita. Se vivi nelle tenebre, nell'oblio, e se quelle tenebre non stanno tanto intorno a te, ma dentro. Ho conosciuto tanti uomini che avevano una bella vita, belle case, bei lavori, belle macchine, ma che avevano l'anima nera. E che serve avere tutto questo se poi non ti puoi godere la grazia? A che serve tutto questo se poi non hai Dio nel cuore? A che serve avere le ricchezze di questo mondo
e poi andare all'inferno, ci hai mai pensato? E Dio, la sola ricchezza che vale la pena avere. E poi continua il salmista in questo salmo meraviglioso dicendo al versetto 30 che la via di Dio è perfetta. La via di Dio è perfetta e che la parola del Signore è purificata con il fuoco. E diremo, faremo sorgere un'obiezione a Davide. Diremo: Davide, ma sei sicuro che stai bene? Come vuoi dire che la via di Dio è perfetta? Cioè, da quando ti è stata fatta la promessa di essere re, tu hai passato 7 anni nel deserto scappando. Da quando tu sei diventato re, tu sei stato tradito dagli amici Aitofel, tu sei stato tradito da Amnon, tu sei stato tradito da Adonia, tu sei stato tradito da Absalom. Ma come fa la via di Dio ad essere perfetta? A volte si passano delle situazioni, eppure Davide col senno di poi pensava: Signore, è vero, lo scriveva, per questo dico che lo scriveva alla fine della sua vita, perché certe volte nella vita passiamo delle situazioni che una risposta non ce l'hanno, ma poi dopo, col passare degli anni, ecco che possiamo dire: Signore, ma veramente la tua via era perfetta, ho passato certe cose ma sono durato, ma l'ho conosciuto. Il salmista dice: è stato un bene per me l'afflizione subita, perché ho imparato la tua legge. È stato un bene per me attraversare certe cose. Sì, è vero, ho perso un figlio, anzi ne aveva perduti 4. Sì, è vero, ho perso un amico, e a volte sono stato talmente deluso da dire: oh, avessi ali come di colomba per fuggire ed andarmene nel deserto. Tante volte ho desiderato andarmene, tante volte avrei voluto scappare da certe lingue, ed alcuni erano anche amici. Tante volte avrei voluto tapparmi le orecchie e comportarmi come un sordo che non ode, come uno che non ha lingua per non rispondere alle malignità. Ma alla fine, sì, è vero, certe cose si passano, ma col senno di poi ogni cosa opera al bene di quelli che amano Dio. Dio, Gesù, disse un giorno a Pietro, quando voleva lavargli i piedi: tu ora non capisci quello che io faccio, ma lo capirai più avanti. Forse tu oggi non capisci quello che stai attraversando, ma fra poco lo capirai, perché tutto è per il bene di quelli che amano Dio. Ogni cosa, tutto, non bisogna perdere la speranza, perché il Signore è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Avete presente uno scudo? A che cosa servirebbe avere una spada potente se non si ha uno scudo? Si potrebbe anche avere la spada di Goliat. Vi ricordate la spada che Davide prese da Abimelech, il sacerdote? Disse: spada migliore di questa non ce n'è. Ma a che cosa sarebbe servita una spada grande senza uno scudo per difendersi? Che cosa avremmo fatto contro le frecce? Ci si può difendere con la spada dalle frecce? No. Il Signore è uno scudo, e non è per tutti. È lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. E cito un altro salmo: gli uni confidano nei cavalli, gli altri nei cavalli, ma il nostro aiuto è nel nome del Signore. Gli altri confidano negli uomini, gli altri confidano nella politica. Forse chissà in chi confidi tu questa sera, sappi che puoi essere aiutato solo e sempre nel nome di Gesù. È solo nel suo nome che noi possiamo avere salvezza, aiuto e risposta. Egli mi cinge di forza per la guerra. Egli è il Dio che ci cinge di forza per la guerra, e non solo di forza, ma ci dona anche l'attrezzatura, l'armatura del cristiano, lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, i piedi calzati con lo zelo dell'Evangelo. Chissà se questa sera ti manca qualche parte di quell'armatura. Lo scudo della fede viene meno certe volte, l'elmo della salvezza, a volte certi pensieri che ci vengono in testa. Questa sera preghiamo il Signore: Signore, rivestimi della tua armatura. Signore, rivestimi.
della buona natura, perché lo accettiate, ma è la Bibbia stessa a dirlo, non sono io. La vita cristiana è un po' una vita militare. Paolo stesso disse un giorno a Timoteo: io ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. La vita cristiana è una vita militare. Noi tutti siamo chiamati ogni giorno a combattere. E Paolo ci ha anche detto che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le potenze. Ed io chiedo a voi, chissà quanti combattimenti spirituali persi. Chissà quante battaglie combattute in preghiera perdute. Chissà quante volte abbiamo pregato il Signore: Signore, fa che certi pensieri non ritornino più nella mia mente. E sono ritornati, ed erano sempre puntuali. Quante battaglie perse. La cosa bella è che il Signore ci dà la forza. Davide dice non solo di affrontare i nemici, ma di sottometterli. Quindi questa sera, se stai cercando la forza di sottomettere i nemici che ti girano attorno o che c'hai dentro, solo in Gesù puoi trovare la forza. E vuoi sapere perché? Perché Egli vive. Benedetto il Signore vive, benedetta è la mia rocca, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Il Signore ci ascolta quando noi gridiamo a Lui. Il Signore interviene, ci libera, ci protegge dopo quando noi confidiamo in Lui. Il Signore ci dà la vittoria, e tutto questo sapete perché? Perché Gesù è vivo. Non è morto come tutti gli altri che sono stati inventati. Anche se ne citassimo alcuni, tutti gli altri esponenti di movimenti religiosi, fateci caso, sono tutti morti. Citeremo Maometto, citeremo Confucio, citeremo il Baha'u'llah, capostipite dei Baha'i in India. Citeremo tutti questi, sono tutti morti. Nessuno ti può aiutare dei morti. Tu hai bisogno di un Dio vivente. Tu hai bisogno di uno che è in grado di ascoltare le tue preghiere. E quel Dio vivente si chiama Gesù. Avvenne, e lo cito spesso, l'ho citato anche venerdì, mi dispiace per chi c'era, che la mattina del primo giorno presto una donna andò al sepolcro, delle donne andarono al sepolcro perché volevano ungere il corpo di Gesù, e andando sulla via per il sepolcro si domandavano che c'era, dov'era la pietra, era una pietra grossa, pensavano che Gesù fosse ancora morto, invece lì trovarono che la pietra era rotolata e che il sudario era piegato, perché non era stato tolto via il corpo di Gesù in malo modo, tanto che il sudario era stato gettato a terra, non era stato trafugato, nessuno l'aveva portato via, Gesù era risorto. Quella donna piangeva fino a quando un angelo, che poi era Gesù stesso, gli disse: donna, perché piangi? Perché cercare il vivente tra i morti? Gesù è risuscitato. Gesù ti può aiutare. Il Signore è veramente risorto, ed è perché Lui vive che tu hai la vita, ed è perché Lui è risuscitato che noi questa sera abbiamo speranza che un giorno, tra breve, risorgeremo, e con Lui risorgeranno anche quanti nostri fratelli, cari, figli, mariti, mogli, quanti ci hanno preceduto. Un giorno li rincontreremo, ed allora canteremo come Davide: Signore, io t'amo, mia forza, tu sei stato il mio scudo, la mia fortezza, la mia rupe, il mio liberatore, tanto quando ero nella vita e per sempre nella gloria. Il Signore ci benedica. Amen.